di classe che ci dice è 1000, non è uno. Allora, fino ad ora, noi abbiamo riscontrato, anche facendo le nostre deduzioni, adesso faremo anche forse delle controduzioni, non so se si possono fare, di via, che un margine di rischio c'è. Adesso ne parlerà ancora Vittorio Fagioli. Noi abbiamo fatto, non siamo stati fermi, abbiamo cercato, perché noi non ci fidiamo, non possiamo fidarci solamente dei tecnici che lavorano per la ditta. Come si fa? Sembra logico, non è logico. E qui il professor Babbi è venuto come tecnico della ditta, non come tecnico in assoluto, anche se fa parte del CIRO. Qui è come tecnico della ditta. Allora, quindi per noi non è sufficiente, noi abbiamo i nostri tecnici. Le valutazioni fatte dal professor Margottini sono importanti. Lui ci ha detto, e questo noi abbiamo capito, che la struttura sulla quale siamo, si arriva a tutti quei puntini, è delicata. Abbiamo visto, poi si potrà giocare più o meno, che gli studi fatti dal professor Modi, eccetera, dicono che se uno immette fluido provoca uno sciame sismico. Ah, per me è molto tranquillizzante questa cosa. Abbiamo sentito da uno scienziato dell'Istituto di Geofisica che ci ha detto, nessuno al mondo ci ha detto, può dire, quando si mette un fluido dentro, che tipo di terremoto verrà fuori. Nessuno mi può rassicurare. Nessuno può dire, sarà superficiale, profondo, sarà sotto sopra, sarà uno, sarà 10. Nessuno. Allora, in zone sismiche, in zone in cui c'è stato un terremoto devastante nel 1200, 40 anni fa, 50 anni fa, noi come facciamo a dire no? La sicumera ci dice no, è strana. E chiaramente è di parte, però consideriamola di parte, non la consideriamo giusta e vera. Tanto più adesso lo dirà il Fagioli, noi stiamo scoprendo che in tutto il mondo, tranne che in Italia, c'è tutto un fenomeno di ricerca e approfondimento degli effetti delle perforazioni del geotermico. C'è stato adesso, ne parlerà Vittorio, a Napoli un congresso per arrivare a dettare delle linee direttive, vi dico europeo, si chiama Kaiser il progetto, che sono in via di elaborazione e che daranno un certo risultato. E all'interno di questo congresso sono state le reazioni non preoccupanti, terrorizzanti, che noi abbiamo, gli scienziati. Allora, noi perché dobbiamo stare tranquilli? Cioè, vuol dire un motivo solo per cui noi ci dobbiamo tranquillizzare? Perché una serie di tecnici di parte ci dicono che possiamo stare tranquilli? No. Quindi noi faremo tutto e la società dovrebbe fare tutto. Un mio amico al Ministero dello Sviluppo mi ha detto questo. Dice, ma come, la società non ti ha rassicurato? E ha detto no, non sufficientemente, perché su 5 candidati sindaci, alle ultime elezioni, tutti e 5 hanno votato contro il geotermico, vuol dire che la popolazione si sente tranquilla. Ce ne fosse stato uno che ha detto va bene, che si sia sentito rassicurato. Allora, o la società produce qualcosa di veramente rassicurante, che non è l'aggiustamento delle cifre, ma sì, questo forse Moglia voleva dire questo, no, forse un po' più pressione, forse un po' più pressione. Il fuoco ce l'abbiamo noi sotto al sedere, la sismicità ce l'abbiamo noi. Le case di tutto il paese sono state semidistrutte nel ciclo, pochi anni fa. Ora io questo dico, se la società non interviene con qualcosa di veramente rassicurante, che potrebbe anche essere delle prove, ma noi non possiamo accettare che la regione, presso la quale mi dicono che questa società sia politicamente molto forte, ma questo ci preoccupa ancora di più, perché è distorsione della verità, opera per distorcere i fattori in gioco, un aspetto di politica la vostra, perché queste cose, no? Allora, quindi questa cosa ci preoccupa. Allora, io direi, ma perché la regione, invece di autorizzare lo sfruttamento e il progetto pilota, non autorizza una operazione preventiva prima di dare l'autorizzazione all'impianto, a vedere se veramente quello che diceva Moglia era vero, se quello che diceva Margottini è vero? Perché? Che fretta c'è? Il progetto Kaiser è in corso. Perché abbiamo fretta di farlo subito? Ma che cosa ci corre adesso a noi per fare subito questo impianto? Lo so, i soldi possono aspettare. Un'altra piccola valutazione.
Se poi ci sono dei danni, chi li paga? Noi. Adesso vi dico chi paga. Perché ci sono quelli di qui, ci sarà una fede di usione? Nessuno ha detto in che termini esattamente. Io so solamente che, e questi sono dati oggettivi, poi correggete che sbaglio. La società italiana che fa l'impianto è un SPA con 200.000 euro di capitale, posseduta da un unico socio che sta in Austria con 35.000 euro di capitale, posseduta da una sorta di offshore, non so quello che è, da un uomo che insieme a 10 quindi immobiliari c'ha anche la società che possiede quella austriaca. Ma noi, se succede qualche cosa, ma dove la andiamo a pescare? In Austria. In Austria, no, l'austriaca è chiaramente una società di passaggio. Poi ci hanno raccontato anche che la ITV, questa ditta importante di Liechtenstein, importante, sono molto più importanti, era dietro questa operazione. Non è così, è il padrone che è dietro questa operazione, non è la ditta. Ci hanno detto che questa ditta ha la capacità di investire, ha l'esperienza per fare questo lavoro. Questa ditta non ha alcuna esperienza, non ha alcuna geografia, né quella dell'Liechtenstein, né quella austriaca, né questa qui, né quella di Aggiolare. Un attimo. Allora, se in questo momento loro mi dicono, beh, ma dietro ci sono i tecnici, bravissimi tecnici, l'ingegnere Bottai, il professor Barbi, benissimo, possono andare in pensione domani o essere liberi stasera e rimane una ditta priva di esperienza. In nessuna parte del mondo c'è una procedura del genere. Perché deve essere fatta da noi? Perché? Che fretta c'è? Perché non si prendono le precauzioni dovute? Perché non ci dimostrano che veramente non è pericoloso? E perché c'è tutta questa fretta? E perché è uno strano castelletto di società che fa questa operazione? Che garanzia abbiamo? Nessuno. E cosa ci dice?